Piero Piccardi da Expo 2015. La regione Sicilia continua a stupire. Adesso si è inventata la filiera verticale completa dell'olio d'oliva perché ha portato addirittura un frantoio e le olive arrivano direttamente dalla Sicilia, vengono passate nel frantoio e l'olio prodotto va direttamente addirittura nei dolci, nei cibi, nelle pizze e negli altri prodotti che vengono sfornati sul momento e serviti al pubblico. Il successo è incredibile. Il responsabile di questa iniziativa è un dirigente della regione Sicilia, Angelo Lapillo, che è qui con me. Come vi è venuta questa idea? È la prima volta che fate delle presentazioni del genere o ci sono delle esperienze maturate? Diciamo che, scusate la voce, un'esperienza del genere francamente è unica perché penso che la manifestazione sia unica e quindi avere l'opportunità di confrontarci con persone di tutto il mondo ci sta gratificando molto. Quindi avevamo già altre volte utilizzato queste attrezzature, questi mini frantoi per fare delle dimostrazioni di molitura, diciamo, dal vivo così di fronte alle persone, ma mai potevamo pensare di suscitare tutto questo interesse e questa attenzione. Tra l'altro ingannate chi vi passa davanti perché se uno legge il cartello c'è scritto spremuta di frutta. Come mai? Beh, abbiamo voluto innanzitutto fare questa piccola provocazione perché naturalmente non è facile proporre di assaggiare dell'olio in un bicchierino, immaginate tutti, insomma potrebbe anche essere un po' riluttante. Allora scrivere questo messaggio così attira le persone che incuriosite immaginano una novità, come tante novità ci sono qua nei vari padiglioni. In realtà poi noi gli spieghiamo che in fondo l'oliva è un frutto e che l'olio d'oliva è l'unico olio che esiste che proviene dalla polpa di una pianta e non dal seme di un altro frutto. E quindi, come sappiamo, il frutto è la parte più nobile di una pianta, di conseguenza il gioco è tratto. E quali sono le reazioni di chi si fa coinvolgere? All'inizio ci guardano stupiti, molti dicono no, per favore, non, ho preso un caffè, ho già mangiato, e io insisto dicendo guardi, faccia questa prova e poi... Allora alla fine magari vedendo anche gli altri si fanno trascinare, ma proprio si vede che nel momento in cui avvicino il bicchiere alla bocca sono terrorizzati, ma dopo siccome esplode in bocca questo profumo di un olio appena molito, appena uscito dal frantoio, si vede un'espressione talmente diciamo di stupore, di felicità che insomma ci coinvolge anche a noi. Bene, tra l'altro l'olivicoltura vive un grande momento perché c'è una riscoperta, mi sembra, dell'olio d'oliva di qualità, perciò affinare il gusto del consumatore è importante perché questa riscoperta prosegua. Voi come vedete gli sviluppi della produzione olivicola della vostra isola? Beh, noi già ormai da diversi anni indichiamo ai nostri olivicoltori ad adottare una nuova strategia, ossia curare molto la pianta e cercare di portare al frantoio delle olive sane e possibilmente non troppo mature. Infatti anche un messaggio che noi stiamo lanciando qui a Expo a chi assaggia è proprio facciamo percepire come tutte quelle sostanze benefiche che sono sostanzialmente i polifenoli, quindi quell'amaro e quel piccante che si trova in un olio appena estratto, in realtà è il segnale che quell'olio è un olio giovane e pieno di forza e di genuinità. Con effetti sulla salute assolutamente positivi. E il mercato dell'olio d'oliva oramai è uscito dai consumi tradizionali per andare anche sui mercati esteri. Da noi negli Stati Uniti c'è un grande interesse per l'olio d'oliva, sostenuto anche dalla produzione californiana. In California si sono fatti grandi investimenti in oliveti e quando si muovono i californiani quelli smuovono il mercato. Beh, questo è logico, ormai
in tutti i settori dobbiamo abituarci, penso, a questo tipo di avventure. Naturalmente anche tutto il Nord Africa ormai si è sviluppata tantissimo l'olivicoltura, i paesi, abbiamo detto, d'oltreoceano, quindi non ci dobbiamo più aspettare regali da nessuno. Dobbiamo invece puntare su quelle nostre piccole ma importanti caratteristiche che ci rendono unici. Poi volevo un attimo tornare a prima, non avete idea quante signore hanno cominciato a palmarsi l'olio sul viso o sulle mani, questo anche a dimostrazione come si ha una percezione ormai proprio di benessere e legata appunto all'uso in tutti i modi dell'olio d'oliva. Beh, questa non è una scoperta recente. Nell'Odissea Nausicaa raccoglie Ulisse naufrago e lo lava con l'olio d'oliva. E infatti, allora non abbiamo scoperto niente. Grazie Angelo. Grazie a voi.